Allora, dov'è? Qua c'è della terra verde. Ma che mostro è, ragazzi? Ragazzi, è un mostro nuovo, un nuovo SCP-811. Ma cos'è? È una donna? Ma dove sta andando? Oggi finalmente troverai un nuovo SCP in Minecraft. Ricordati comunque di affrontare questi laboratori con molta attenzione. Indossa una di queste tute, lo dico per te. Puntini, puntini, faccina sorridente, Fabio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Come notate, Fabio ci ha scritto che ci sono usciti nuovi SCP. È uscito un aggiornamento della mod. E quindi, da oggi fino a qualche giorno più in là, ragazzi, non so come dirvelo, vi porterò dei video con questi nuovi SCP. Prima cosa molto importante che dovete lasciare un bel mi piace in questo momento. Dobbiamo superare i 2000 mi piace come in tutti i video ormai. Quindi mi raccomando, un bel like. E soprattutto, se sei nuovo, non sei iscritto al canale, iscriviti col tastino rosso qua sotto. È importantissimo. Comunque, ragazzi, come notate, abbiamo qua davanti delle hazard suite, quindi delle protezioni. Credo che siano tutte quante uguali tra di loro. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Prendiamo questa qui, così ce la mettiamo subito. E siamo tutti quanti arancioni. Guardate come sono bello protetto con questa armaturina qua arancione. Guardate, è un pochino anche buggata perché mi si vede. Ragazzi, qua il collo non è protetto, non va bene. Dovete scrivere hashtag collo qua sotto nei commenti, che metto il cuore a tutti quanti quelli che lo scrivono, perché questa volta il mio collo non è protetto. Vabbè, lasciamo stare comunque queste cose. Allora, abbiamo anche una chest con dei blocchi di reinforced wall B, 64 blocchi. Ok, poi abbiamo soltanto una broken telekill sword e una livello 5. Vuol dire che i laboratori di oggi sono facili? Non lo so, lasciate un mi piace. Comunque, da quanto so, Fabio mi ha detto che non ha preparato tutti quanti gli SCP nuovi, perché li spargiamo in vari video durante la settimana. Quindi oggi mi sa che ne troveremo o uno o due. Però questo mi sa che lo riconosco, perché come vedo, mi sa che è il laboratorio del ghiaccio rosso. Ragazzi, ho letto i vostri commenti dello scorso video. Tanti mi hanno spiegato che se muoio sopra questo blocco qua di, come cavolo si chiama, di ghiaccio rosso, tecnicamente questo ghiaccio appunto prende la mia forma. Quindi voglio testare questa cosa. Proviamo. Non so se sia vera o meno, perché poi non mi sono informato. Però so che Fabio guarda i miei video e poi, in base a quello che faccio, crea appunto questi laboratori per poi farci video per mostrarveli, per poi capire anche io come funziona. Perché come voi, ragazzi, anch'io sono curioso del funzionamento di tutti questi SCP, perché a me piacciono veramente tantissimo. Prima di continuare però, ragazzi, e non morire sul coso rosso ghiaccio, volevo chiedervi, facciamo una cosa, scrivetemi anche qua sotto nei commenti quale prossimo laboratorio di SCP vorreste vedere, magari analizzato un po' più profondamente, magari un nuovo SCP. Vabbè, scrivetemelo comunque. Comunque, facciamo così, andiamo sopra questo blocchettino qua rosso. Allora, perché non sto morendo? Ok, ci mette veramente tanto. Allora, facciamo una cosa, togliamoci la tuta che ci stava proteggendo. 2, 1, dovrei comunque respawnare nel laboratorio e vediamo. Ragazzi, avete visto? Il ghiaccio ha preso la mia forma tecnicamente. Proviamo a ritornarci. The Mark Dyed, vediamo, tecnicamente. Che storia, ragazzi, è vero! Il ghiaccio rosso prende forma del mio corpo, che sono morto appunto qua, su questo blocco. Vedete che questo SCP qui è veramente particolare? Mi piace veramente tantissimo! Ovviamente, ragazzi, vi ricordo, come sempre, di commentare qua sotto quale di questi 3 SCP del video preferite. Mi raccomando che metto il cuore a tutti. Però, comunque, questo qui non era un SCP nuovo, sono sicuro. C'era da veramente tanto. Dovrebbe essere Red Ice. Il numero non me lo ricordo, però è veramente bello, è veramente particolare. Se è uno dei miei SCP preferiti, perché se ci pensate, la dinamica del fatto che prende la forma del tuo corpo quando muori è bellissimo. Vabbè, la prima scoperta è stata molto bella. Comunque, prossimo laboratorio. Ma che belli questi muri qua verdi. Vabbè, non è il momento di pensare ai muri verdi, è il momento di passare al prossimo e vedere cosa si nasconde. Pavimento a scacchi. Ok, va bene. Allora, passiamo al secondo laboratorio. Level card di livello 5. E qua c'è una porta, che non è una porta, ma ci porta a... ci porta a un altro laboratorio. Oh, eccola qua, l'entrata. Perfetto, allora, qua c'è un altro laboratorio con delle pillole rosse. Allora, qua c'è un altro libro. Allora, prendiamo questo libro. Il secondo libro di oggi. È la prima volta che in un video dei laboratori troviamo un doppio libro. Vabbè, leggiamolo. Allora, prova a leggere il libro maledetto e poi prendi una pillola magica. Panacea 500.
Quindi queste qua dovrebbero essere le pillole Panacea Pill 500. Quindi questo qui che ho in mano è SCP-500. Ci hanno detto di leggere il libro maledetto, che è, lo sapevo ragazzi, la The Encyclopedia of Common Disease. Quindi per chi non sapesse questa cos'è, ragazzi, usciamo da questo piccolo laboratorio perché mi viene da soffrire di claustrofobia lì dentro. È un libro, ragazzi, è anche questo un SCP. Quindi oggi in realtà mostriamo 4 SCP per chi non ha visto anche questo libro. Perché, guardate, The Encyclopedia of Common Disease è SCP-1025. Cosa fa questa enciclopedia? Se noi premiamo col tasto destro, ragazzi, semplicemente ci dà una malattia che troviamo in Minecraft. Se poi continuiamo a premere i tasti, ci dà tutte quante le malattie che possiamo trovare in Minecraft. Per esempio, premo ora il tasto e ci ha appena dato Hunger. Però, tecnicamente, Fabio ci ha lasciato un libro dove diceva: prova a mangiare una pillola dopo che hai letto il libro della The Encyclopedia of Common Disease. Quindi, proviamo a prendere questa pillola. Non me l'ha fatta prendere? L'ho presa. Perché non mi... Non mi sta facendo niente. Ma non sto capendo, ragazzi. Sono un attimo un po' rimasto male. Proviamo a prendere altre malattie. No, perché adesso ho poison. Allora facciamo così, affrettiamoci e proviamo a prendere un'altra panacea 500. Perché vi giuro, ragazzi, in questo momento io non sto capendo. Allora, facciamo così. Prendiamo... Ah no, ok, l'abbiamo mangiata. Ho sentito che la stiamo mangiando. Vedete, ragazzi, la nostra vita comunque è tornata un pochino. Continuiamo a prendere la nostra panacea. Prendiamo tutte quante le scorte che riusciamo a prendere. Usciamo anche dal laboratorio e sto cercando di capire in compagnia vostra il suo funzionamento, perché ora a metà vita. Provo a prenderne un'altra. Mi è ritornata ancora tutta la vita intera. Però tecnicamente con questo libro, no, ragazzi, ho il poison infinita. Quindi tecnicamente fino a quando non muoio, fino a quando non finisco le panacea, non morirò mai. Però ho capito che questa pillola, se la prendiamo, tecnicamente ci fa ritornare tutti quanti i cuori, comunque ci toglie un po' di malattia. Vabbè, voi comunque, ragazzi, come sempre spiegatevi meglio le vostre cose qua sotto nei commenti di come funzionano. Però mi sa che tra un po' dovrò morire. E infatti, ragazzi, sono morto. Però tecnicamente abbiamo fatto tutti quanti questi SCP. Però mi sa che l'ultimo sarà appunto uno dei nuovi SCP. Oddio, ragazzi, sono un po' in ansia, perché abbiamo appena sfidato Panacea con il libro, che Panacea poi era buono, ragazzi, non era neanche cattivo, quindi era un safe SCP. Però abbiamo sfidato la The Encyclopedia of Common Disease. Ragazzi, come noto, qua davanti c'è una porta nuova, che poi è nuovo questo ingresso non è, però tecnicamente se premo mi fa entrare nel laboratorio di SCP-811. Ragazzi, è un nuovo SCP, non so cosa aspettarmi, sono troppo felice. Allora, dove si deve andare però? A destra o a sinistra? Io vado a sinistra. Ma andiamo a sinistra e passiamo da questo lato. Perché c'è dell'acqua verde con dei computer? Ragazzi, allora, SCP-811, se leggo il libro. Qua c'è una battery, qua altri fogli. Sono un attimino perplesso, ragazzi, perché non trovo l'SCP che ci interessa. Allora, servirà per forza questa porta, infatti. Come sempre, ragazzi, quando io devo scegliere una porta, sbaglio sempre direzione, cavolo, sono un fenomeno. Vabbè, ragazzi, lasciamo stare. Comunque, qua ci sono delle scale infinite, cavolo. Allora, dov'è? Qua c'è della terra verde. Ma che mostro è, ragazzi? Ragazzi, è un mostro nuovo, un nuovo SCP, SCP-811! Ma cos'è? È una donna? Ma dove sta andando? Ma è velocissima! Ehi, ciao! Facciamo così, rompiamoli un pezzo di vetro e tocchiamola. Ok, ci siamo fatti notare! Ma mi ha sputato qualcosa! Ok, mi ha tolto 2 cuori di vita. Mettiamoci subito laser suit, perché ho paura. Oddio, ragazzi, ma toglie veramente tanto! Cavolo! Allora, questa qui è 811. Tecnicamente, SCP-811, da quanto ho letto, tutto quello che entra in contatto con lei o con lui, mi sa che è una lei, no, è una lei, dovrebbe decomporsi. Proviamo a toccarci, vediamo se mi fa qualcosa. Sta scappando, cioè mi attacca solo da lontano? Non sto capendo. No, 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 toglie tantissimo! No, 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 ragazzi, è fortissima! No, 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 è fortissima, ragazzi! Ma che attacchi ha questo nuovo SCP? Sono rimasto sbalordito da questa cosa qua, ragazzi. Molto bello, molto, molto bello. Ovviamente potrei shottarla con la Broken Telekisword. Ma questo qui comunque rimane uno degli SCP più forti che forse potremmo mai incontrare, ragazzi. È veramente molto forte, perché con 3 attacchi ti shotta. Si muore, ragazzi, quindi bisogna stare un sacco attenti a SCP-811. Mi ha notato. Vabbè, e facciamo così, io me ne vado, ragazzi. Vi saluto e vi ringrazio per aver visto tutto quanto questo video. Mi raccomando, voi lasciate un mi piace, un commento. Soprattutto iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto,
se ancora non l'avete fatto. E scegliete uno dei due video qua davanti per rimanere sul mio canale. Noi ci vediamo in un prossimo video da Marco, è tutto. Ciao!